comprato delle piantine di insalata e adesso andiamo a piantarle e andiamo a realizzare anche la soluzione nutritiva per le stesse. Prima però guardiamo un attimino la vasca delle insalate. Questa è una vasca che sicuramente non è bella a vedersi, è stata realizzata con materiale di seconda mano e perché laddove potevo riciclare io ho cercato sempre di riciclare nel mio orto. Questa vasca ve la presento soprattutto perché ha due particolarità che ci tenevo a farvi vedere e ne parleremo però alla fine. Intanto vediamo com'è costruita. La vasca è sostanzialmente costruita attorno a un pallet. Il pallet costituisce il fondo della vasca e la base è stata realizzata con un pannello USB. Tutto attorno le pareti sono anch'esse fatte con dei pannelli di USB. Le pareti e la vasca sono tenute insieme e sorrette da questi piedi. Sono piedi fatti a forma di L che magari da questo punto di vista si vedono meglio. Ecco qua. I piedi hanno quindi la duplice funzione di sorreggere la vasca e la secondaria funzione, non meno importante, di tenere le pareti nella forma dritta. Se non avessi per esempio questo piede qui, io avrei una parete che tenderebbe a curvarsi sotto il peso della pressione idrostatica dell'acqua. Quindi diciamo piedi, sia quelli in posizione mediana sia quelli agli angoli, servono per tenere dritti e tenere in forma rettangolare le quattro pareti della vasca. Io ho un sistema a due teli, parliamo di telo in polietilene, grado alimentare. Il telo esterno è il telo, diciamo, che contiene la soluzione nutritiva, il telo quello interno è un telo di sicurezza che dovrebbe lavorare solo in caso di perdite del primo telo, per evitare appunto che tutta la vasca sia svuotata a causa di una piccola perdita. Parlavamo prima di particolarità. La particolarità numero uno è questo scarico qua. Questo scarico può essere tenuto chiuso da un tappo e in questo modo io faccio lavorare la vasca con l'acqua, diciamo, stagnante, quindi il classico sistema Kratky. Acqua non è in ricircolo. Se però io tiro via il tappo e qui, questo è un iplo, qui aggiungo una prolunga e un contenitore rovesciato, così come avevo fatto nella vasca flusso che ho qui a lato, vedete, una prolunga e il contenitore rovesciato. Ebbene, se aggiungo questa prolunga e questo contenitore rovesciato, realizzo un sifone a campana e quindi riesco a realizzare, a trasformare questa vasca in una vasca flusso e deflusso. Cosa che tra l'altro il prossimo anno farò, perché questa vasca si trova già vicino alla mia vasca flusso deflusso e quindi potrei realizzare un sistema a cascata. Dalla pompa che ho sottoterra convoglio l'acqua su questa vasca, carico la vasca. Quando arrivo ad attivare il sifone a campana, attivo lo scarico e lo scarico lo convoglio alla seconda vasca flusso-deflussa, quella esistente per intenderci, il cui scarico convoglierà l'acqua nuovamente nel serbatoio di partenza. Quindi diciamo questo è lo sviluppo futuro di questa vasca. La seconda particolarità è questo vasetto. Questo è un vasetto collegato alla vasca principale attraverso un tubicino nero. Questo è un troppopieno e si attiva il troppopieno, si innesca, si attiva il sistema semplicemente aspirando l'acqua di questa vasca e facendola fluire in questo vasetto. Una volta che ho innescato il sistema, i due liquidi, quello della vasca principale e quello del vasetto, si porteranno allo stesso livello e ogni variazione di livello verrà trasmesso tra i due contenitori.
Perché ho bisogno di un troppo pieno? Ho bisogno di un troppo pieno perché, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo delle piante, quando piove fuori, ho un grosso rischio che è quello che il livello dell'acqua si alza pericolosamente e arrivi fino a annegare e quindi soffocare le radici delle piantine. Questo non vogliamo perché dopo le piantine muoiono. Per cui, diciamo così, io riesco a controllare il massimo livello dell'acqua in questa vasca. Se poi notate, qui ho una vite che posso, diciamo, svitare e riposizionare il mio troppo pieno più in basso o più in alto, cioè posso regolare il troppo pieno di questa vasca. In questo momento il troppo pieno è fissato a circa 15-17 cm. Quindi avrò circa 17 cm di acqua massimi in questa vasca qua. Per finire abbiamo i pannelli in polistirolo che appoggiano su questi listelli. Questi listelli corrono lungo tutta la superficie, lungo tutto il perimetro e anche in centro per, diciamo, garantire un sostegno al polistirolo, perché un polistirolo dà forse 15 mm di spessore, e per evitare che entri la luce, perché avendo qui un pannello, non è detto che i due pannelli si mettano nella stessa posizione, magari uno si piega di più rispetto all'altro e quindi, diciamo, può entrare con molta più facilità la luce e quindi può favorire lo sviluppo di alghe e anche, diciamo, la proliferazione di zanzare se non stiamo attenti. I pannelli sono tenuti da questa cinghia. Qui abbiamo un rinforzo per evitare che la cinghia vada a distruggere il pannello e poi, diciamo, che non c'è nient'altro di particolare da dire. Adesso andiamo a preparare, quindi a mettere su i pannelli e a preparare le insalate. Aspetta un attimo, amore. Ok. Va bene. Ok.
Ecco, come avete visto, il lavoro è finito, è terminato. Provvisoriamente ho coperto i buchi con dei coperchi e dei mattoni per evitare, diciamo, che le zanzare vadano a proliferare qui dentro. E tra circa una settimana, 10 giorni, pianterò altre piantine, quindi diciamo questa è solo una soluzione temporanea. Non so se avete fatto caso, ma il livello dell'acqua nella vasca è a circa 16 centimetri, il tropopieno è stato fissato a 17 centimetri. L'acqua arriva circa a un centimetro dal fondo del bicchiere, quindi diciamo non è tutto sommerso. E altra particolarità, abbiamo utilizzato acqua da rubinetto e non acqua osmotica, per cui è acqua piena di carbonati e bicarbonati. Io ho un'acqua particolarmente dura, mi aspetterò di avere variazioni di pH in questi giorni, però li porterò giù, diciamo, con dell'altro acido solforico. L'acido che avete visto in video è una soluzione al 10%. Per cui i 250 ml che ho immesso qui dentro corrispondono a circa 25 ml di acido solforico puro al 98%. E ovviamente lo potete fare col pH meno, insomma, ecco. Sì, non c'è molto altro da dire. Sì, se avete bisogno, se volete qualche dettaglio in più sui dati che ho diciamo rilevato durante la preparazione, li ho messi nel testo qui sotto. Ah sì, quando siamo partiti con un'acqua dura attorno ai 680-700 microsiemens per centimetro, e dopo l'aggiunta dell'acido siamo arrivati a circa 1000-1020, vado a memoria. Per cui diciamo i nutritivi, l'apporto dei nutritivi è stato da 1020 fino a 2008-2750, circa 1800, che era quello che mi ero prefissato, diciamo, quando ho fatto la formulazione. Volevo lavorare a circa 1800. Parliamo di insalata, non di pomodori. I pomodori io lavoro tra 2000 e 2500, a volte anche a 3000. Con l'insalata sto sempre un po' di meno. E non ho utilizzato il sistema della soluzione A e più la soluzione B, cioè delle due soluzioni, perché l'acqua di partenza era un'acqua non osmotica in primo luogo. In secondo luogo io comunque volevo realizzare una formula specifica per le insalate, quindi vi ho fatto vedere un altro metodo che uno può adottare, quello di prendere i sali senza fare soluzioni particolari, mette i sali direttamente nella vasca e mescola, diciamo, ecco. Non mi attendo elevati consumi, e questa vasca spero che funzioni altri 2 mesi come ha già funzionato, cioè aveva già funzionato 2 mesi, e quindi ho cambiato l'acqua e adesso mi aspetto che funzioni altri 2 mesi, ecco, senza fare particolari aggiunte o quant'altro. Ho terminato, se avete domande, commenti, sarò ben lieto di rispondere. E niente, buona crescita idroponica e al prossimo video. Ciao a tutti!